Ha mollato tutto per vivere in mezzo alla natura a Raveo e per campare felice si fa bastare 200 euro al mese. Continua ad incuriosire la storia di Davis Bonanni, che ha raccontato la storia nel libro La pecora nera. Continua ad incuriosire la storia di Davis Bonanni, che a 20 anni ha deciso di vivere in mezzo alla natura a Raveo, riuscendo ad andare avanti con 200 euro al mese. Ha raccontato tutto nel libro La pecora nera. E ci ritroviamo qui alla UBI, che è via Mercato Vecchio a Udine, per questo grandissimo evento, questa presentazione di questo libro, La pecora nera. Siamo qui con Davis Bonanni, un ragazzo che ha scelto di vivere nella natura o vivere la natura, David? Forse vivere nella natura, nel senso di ricominciare a occuparsi di attività legate al territorio, quindi prima fra tutte l'agricoltura. Naturalmente, come essere felici con 200 euro al mese? Questo qua parla il tuo libro di queste famose 200 euro. C'è chi ti dà del matto, c'è chi ti dà della, non so se mi puoi permettere, del cazzaro addirittura. Però noi sappiamo che sei una persona vera, no? Come puoi dimostrare a queste persone che si può veramente e realmente vivere con 200 euro al mese? Ma sicuramente invitandole a venire da me, a darmi una mano nei campi, a sperimentare qual è il mio stile di vita e appunto sottolineando che questa cifra non è l'anima del progetto, non è l'intento principale, è solo una diretta conseguenza del vivere appunto con meno e soddisfando i propri bisogni in prima persona. Noi sappiamo che tu hai trovato anche l'amore, lo dicevi anche prima a tutti noi, e l'ecosostenibilità anche di una famiglia, cioè questo progetto, tu parlavi di progetto che mi sto anche in stand by, e il progetto c'è, come lo vedi con una famiglia di 4 persone? Ma sicuramente un singolo non può rispondere come dire a tutti i problemi del mondo, non può costituire un'alternativa proprio perché è un singolo, quindi per questo ho sempre pensato a un progetto allargato, no? Perché sono le persone poi che cambiano le cose e che fanno le alternative, quindi una famiglia o un gruppo dal mio punto di vista sono un arricchimento, una facilitazione piuttosto che una difficoltà. Bisogna rendersi conto che il cibo prodotto a livello industriale è tutta un'altra cosa rispetto al cibo cresciuto in maniera organica e magari con le nostre mani. Se non possiamo farlo, andiamo a trovare degli agricoltori e contadini di casa nostra e facciamo semplicemente la comparazione, no? Comparazione faccio anch'io con i pomodori che ho nel mio orto, con quelli acquistati dal supermercato, e sono due frutti totalmente che si direbbe appartenere a piante diverse. Quindi dà fastidio sapere che in Italia noi compriamo, non so, gli agrumi dalla Spagna o i pomodori dal Belgio? Assolutamente, perché secondo me applicare il modello di mercato libero al settore primario appunto è una cosa che per certi versi crea dei paradossi che non sta in piedi. Secondo me dobbiamo ritornare non al protezionismo fisico, materiale delle frontiere, ma un protezionismo nostro delle scelte, quindi ritornare a consumare del territorio.